Nell'anno 67 d.C., Domizio Claudio Nerone imperatore lascia la Grecia dopo aver deciso un'opera grandiosa, il taglio dell'Istmo e la creazione del canale di Corinto. L'alto onore della realizzazione spetterà ad Antigono, nuovo arconte della città. Popolo di Corinto, grida con me! Viva l'imperatore! Viva l'imperatore! Viva l'arconte di Corinto! Viva! Gloria a te, Antigono! Gloria! Gloria a te! La città di Corinto approngerà gli alloggiamenti, le costruzioni e le opere per i lavori del canale. Tutte le spese di quanto sopra saranno sostenute dalla nobile città di Corinto. L'arconte Antigono è responsabile della perfetta esecuzione del presente editto. In nome del popolo e del senato romano, Domizio Claudio Nerone, imperatore. Quando fu deciso il taglio dell'Istmo, Nerone disse che voleva donare a Corinto la più grande opera della storia. Un ordine di Nerone è già un dono. Antigono può contare sulle mie legioni per la sorveglianza dei lavori e la disciplina degli schiavi. Ma lo consiglio di non chiedere a Roma un solo sesterzio. Nessuno è stato più munifico di me. Durante il soggiorno di Nerone ho fatto correre fiumi d'oro perché tutto fosse di suo gradimento. Per questo ti ha affidato il governo della città. La sua parola è legge e io ho il compito di farla osservare. Quando manderai un messaggio al mio imperatore, digli che il suo editto sarà eseguito alla lettera. Nerone non ha sbagliato ad aver fiducia in te. Puoi mostrare all'edile Marzio il progetto. Ave. Nerone non ha sbagliato ad avere fiducia in Antigono. Ma Antigono sbaglia ad avere fiducia in te. Ecco il progetto di Nerone è mio. Il canale passerà di qui, proprio nel posto dove è il vecchio tempio di Afrodite. Oltre il tempio bisognerà buttare giù un bel numero di case. Ah, si esproprieranno. Gli espropri costano. Tu li conosci, i tuoi concittadini. Conservatori attaccati alla terra. Sono miei sudditi adesso. Dovranno pagare il prezzo che stabilirò io stesso. Il popolo venera da secoli Afrodite. Non so come prenderà la distruzione del tempio senza il consenso di noi sacerdoti. Io sono un servitore di Afrodite e ho già pensato alla ricostruzione del tempio. Lo innalzeremo sulla collina di Efriate. I lavori saranno diretti da Demetrio e Elleno. Ma qui a Corinto abbiamo artisti più maturi di Elleno. Non c'è bisogno di far muovere quel giovane da Roma. Demetrio è il nostro scultore più illustre. A Roma, per le sue grandi opere nella Domus Aurea, si è acquistato la fiducia personale dell'imperatore. Nerone stesso me l'ha consigliato. Va, Dioneo, e fa sapere al popolo che il nuovo arconte comprende i suoi desideri e li esaudisce. E il popolo comprenderà i tuoi, puoi star certo. A domani. Antigono, tu hai fiducia in me? Non ti avrei eletto mio consigliere. La divina Stenele non approva questa tua fiducia e non mi stima. È preferibile che una moglie disapprovi gli amici del marito, piuttosto che apprezzarli troppo. Ah, quanto è rimasto della riserva del palazzo? Circa 12.000 nummi. E secondo i miei calcoli, per il taglio solo dell'istmo ci vorranno non meno di 20.000 nummi. Bisogna far saltare fuori la differenza. Il popolo deve contribuire, e soprattutto i mercanti stranieri. Tu conosci le leggi di Simonide sulle imposte? Ma sono andate in disuso da 100 anni almeno. Ma non sono state abrogate, sono ancora presso l'ara di Afrodite incisa nel bronzo. Un po' coperte di polvere, basta lucidarle. Ma erano leggi straordinarie perché c'era la guerra. Ebbene, Roma non è forse in guerra coi parti? E noi non facciamo tutta una nazione con Roma? Tu non sei forse l'amico di Nerone? Ieri sera durante l'agape ti ha chiamato fratello. È vero, lo ha detto più di una volta. L'hanno sentito tutti. E a quelli che non c'erano l'ho raccontato io. Fidati di me, Antigono. Hai la mia delega, portami gli editti. E fa brillare quelle maledette leggi, che splendono al sole in modo che nessuno possa dire di non averle mai viste. Affamatori del popolo. Straniero, vuoi distrarti un poco? E lasciatemi passare. Cittadini, ascoltate! Le leggi di Simonide, che erano state dimenticate e sepolte dall'incuria degli arconti precedenti, sono rimesse in vigore da Antigono, rispettoso delle leggi di Roma e degli dei. Hai sentito, padrone, di ogni vendita pubblica spetterà la metà all'erario, in denaro, in mercio e in schiavi. È una legge di guerra che non può essere messa in vigore. Sono 20 anni che porto le mie mercanzie a Corinto e non ho mai pagato un tributo superiore a 1 per ogni 10. Sono 20 anni, hai detto?
Sì, 20 anni. E non pagherò più del giusto. Pagherai 20 volte invece. Le leggi di Simonide non le ha mai abrogate nessuno. Splendono al sole. Nessuno le ha cancellate. Puoi leggerle. Io non so leggere. Bada, Fenicio. Ti conviene pagare. Dammi la nota delle vendite. No. Ho versato i tributi all'edile stamane. Sono 20 anni che vendi a Corinto, Ftirè. È il tuo mercato migliore. Nessuna città della Grecia compra tante pezze di bisso e tanti schiavi come Corinto. Ti conviene pagare. Non pagherò. E non metterò più piede in questa città di ladroni. Non mi toccate! L'hai voluto. Lasciatemi, lasciatemi. Io non ho colpa, sono un povero schiavo. Tu eri l'intendente di questo maiale. E adesso risponderai con la tua testa di ogni suo bene. Merce, denaro, persona di sua proprietà. Dov'è la sua tenda? Laggiù in fondo al campo, ma non c'è nessuna mercanzia. Per Afrodite, questa sì che è merce pregiata. Era la favorita del padrone, non è una schiava, non c'entra con la confisca. Tutto quello che gli apparteneva deve essere confiscato. Portatela via. Non mi toccate. So camminare da sola. Sì, prudente. Tutta la valle dell'Intro in fiamme. Distruggono le case, ci tolgono la terra. Presto sarà invasa dal mare per ordine di Nerone. Che possa fogarsi lui e tutti quelli che comandano. Anche la mia casa hanno bruciato. E guardate cosa mi hanno dato in cambio. Soltanto 20 dracme. Maledetti, maledetti. Ecco le guardie. Che osino toccarmi. No. A morte gli assassini del popolo. A morte. Fratelli. Vi supplico, non dovete spargere altro sangue. La violenza, chi ama la violenza, vi arresteranno. Non lo state a sentire, è una spia della conte. Sì, sì. Le vostre donne saranno vendute come schiave, i vostri figli saranno abbandonati. Maledetto stregone! Thank you.
ti ha eletto artista sommo, ma Corinto non ti ha dimenticato. Roma è divina, ma Corinto mi è cara. Gloria a te, Demetrio Elleno! Gloria! Prendila, Onoria. Abbine cura come d'una figlia. Sì, padre. Tu, Sanguini. Un tumulto. Siamo stati travolti. E Lerna? L'hanno portata via le guardie dell'Arconte. Ma perché non m'hai voluto con te? Se ci fossi stato io non l'avrebbero presa. L'avrei salvata anche a costo della mia vita. Fratelli, tu, Chio. E tu, Paolo, ed anche voi. Dobbiamo liberare subito Lerna, senza indugiare. Calmati, Glauco. Cosa vuoi fare? Sono stato un soldato, so usare la daga. E gli aguzzini dell'Arconte non mi fanno paura. Glauco, quando ti battezzai, ti lessi i comandamenti del Signore. Tu rispondesti di sì. Uno di questi diceva, tu non ucciderai. Lerna è più forte di tutti noi. La sua fede è pura come la luce. Ella non teme nulla perché il suo spirito è mondo da ogni viltà. Ecco, andiamo. Ecco il pane. Grise, vieni, c'è il pane. Uno alla volta. Piano, piano. Piangi. Le lacrime qui non servono. Non possono impedirmi di soffrire. Per me e per gli altri. E anche per te. Da dove vieni? Sono di Argo, ma vivo a Corinto dopo la morte dei miei. Il mio nome è Diala. Io mi chiamo Lerna. Lerna. Una bestia da vendere come me. Ci terremo compagnia. Che cosa facevi tu? Mio padre era uno scriba e vivevo in casa prima di... Prima di che? Di nulla. Ho sempre vissuto qui. Non eravamo ricchi, anzi, ma ero felice lo stesso. Anch'io ero felice. Avevo tutto ciò che la vita può offrire. Mio padre era ricco, non mi ha mai negato nulla. Era generoso con tutti. E i suoi stessi protetti lo accusarono di tradimento per derubarlo. Gli tolsero tutto, lo imprigionarono. Chiese grazia solo per me. Gliela concessero, vendendomi al mercato come schiava. Lui, dal dolore, ne morì. Io vivo, odiando. Credi che l'odio serva a qualche cosa? Solo a far nascere altro odio. È un'arma contro te stessa. Possibile che tu non creda a niente. Io credo soltanto in me stessa. L'odio aguzza l'ingegno. Me la caverò. Ma non saranno certo gli dèi a farmi uscire di qui, libera e padrona. La libertà non è fuori di queste mura, ma è dentro il nostro cuore. In altro tempo e in altro luogo avresti pagato almeno il doppio. Ma prima di pagare avrei visto la merce. Non sarai deluso, Kibur. Solo le tende e le bestie di quel fenicio valgono il prezzo pattuito. Gli schiavi considerali un mio regalo. Ti ringrazio. Questo anello mi fu dato in dono da Coris, un giudeo come te, che però non ti eguagliava in ricchezza. Il tuo dono saprà essere all'altezza della tua fama. Ma vedi, le mie mani e le mie braccia sono prive di gioielli. Non così la tua cinta. Una borsa di monete d'oro mi rallegra più di ogni altra cosa. E poi, nei doni, quello che conta è il pensiero e la spontaneità dell'offerta. Voglia Giove che non dobbiamo pentircene. Tu no, sicuramente. Osco, consegna a Kibur i prigionieri. Largo! Le donne da questa parte!
questo lo voto ad Ercole perché lo aiuti nelle sue fatiche. Erasto mi ha raggirato, ma sono ombre, altro che uomini. E queste le chiami ombre? Guarda, valgono da sole tutto il prezzo. Alzatevi. Da dove vieni? Da un paese dove gli uomini come te non passano le porte della città. Parli come una regina. E tu, come uno schiavo. Tomorrow. Abbi cura di lei. Portateli via! Via! Io voglio fare qualcosa di più che erigere un tempio o vincere una battaglia. Io voglio rifare la Grecia. Sta attento, Antigono. Se ti sentisse Barba di Rame, potrebbe essere geloso. No, Nerone approva i miei sentimenti. Mi ha detto che preferirebbe essere re ad Atene che imperatore a Roma. Molti lo preferirebbero. Demetrio, hai già pensato alla tua statua? Ci penso sempre. E non hai trovato ancora una modella degna di te e di Afrodite? Non basta per quest'opera una modella. Nessuna creatura umana può riunire in sé il mistero di Afrodite. Perfezione di anima e di corpo, sensualità e purezza. Un miracolo. Così io penso a Afrodite, dea dell'amore, talmente perfetta e irraggiungibile che a volte dubito della sua esistenza. Dove trovare una donna che la rammenti? Ma certo, una donna sola non basta per ispirarsi. Antigono ha ragione. Fra poco avrai da scegliere. L'Arconte sa trattare bene i suoi ospiti ed io salutandoti abbrevio l'attesa. Ci lasci di già. Le mogli si sopportano appena per il pranzo. Dobbiamo ritirarci. Le più belle etere di Corinto vi allieteranno la serata. Sei saggia e virtuosa. Per questo mi ha sposato. Ti ringrazio, Demetrio. Ma la virtù non è un piacere così vivo da lasciare lunghi rimpianti. Dammi a prendere il velo. Voglio danzare. Sì, Viola. Hai dato troppo da bere a questa gente. Lascia che si divertano con le mie schiave. Domani saranno tutti al mercato e dovranno pagarle oro. Anche me? Non basterebbe tutto l'oro della Grecia per comprarti. Glauco! Ti ho cercato dappertutto. Al palazzo, alle prigioni. Da un soldato ho saputo che eri qui. E Matteo è salvo. Ti aspetta. Tutti sono in pena per te. Vieni. No, adesso non ci scoprirebbero. Vai, fra poco ti raggiungerò vicino al guado, al di là del vecchio tempio. No. Ha, 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 ha
È il velo, non me lo dico. Scusami. Cos'hai, Lerna? Hai bevuto anche tu? No, Diola. È soltanto stanchezza. Dov'è Demetrio? Il vino di Chio gli ha appesantito la testa, aveva bisogno d'aria. È andato al vecchio tempio di Afrodite per ispirarsi. C'è un posto migliore di questo per ispirarsi? Di là si va solo sull'Olimpo, è lì che sei diretta, giovane dea. Per un attimo ho creduto che Afrodite stessa giocasse a rincorrersi coi miei sogni. Tu non sei malvagio, lasciami andare. Chi sei, fanciulla? Hai l'occhio azzurro di Afrodite, ma un'altra dolcezza nello sguardo, una luce diversa, più pura. Forse è questo che cerco e non so che sia. No, perché vuoi fuggire? Hai l'aria spaventata, non posso aiutarti. Sono fuggita dal campo degli schiavi. Certamente sono già sulle mie tracce. Eccoli! Questa ragazza è una libera greca. Io ne rispondo. Lo racconterai a Kibur. Lasciatemi! Lasciatemi! Oh! Schiave costano care e tu t'hai riservito bene, eh? Bada, mercante, potresti pagare caro quello che fai. Che cosa vuoi farmi pagare? Ladro! Antigono ti perseguiterà. Sì, padrone, l'ho visto al suo arrivo davanti al palazzo dell'Arconte. Montava un cavallo bianco e la folla gridava: viva Demetrio Elleno! Demetrio Elleno, protetto dall'Arconte di Corinto. Ah, la colpa è sua. Chi ruba, io lo tratto da ladro. Tomoro, fallo mettere sulla mia lettiga e accompagnalo al palazzo. Kibur, tu hai bevuto e il vino ti ha annebbiato le idee. Non ti muovere, Tomoro. E sorveglialo con cura. Quell'uomo non dimenticherà l'affronto subito. Guai se lo andasse a raccontare.
C'è un fiume che attraversa la valle qui vicino. Nessuno saprà nulla. E la ragazza? La stessa fine, più tardi. Dirò a Tomoro di... No, non ora. La notte è lunga. Non essere impaziente. Quando tutti dormiranno. Sei astuta e fai tutto questo per me. Io sono la tua donna. Credi che mi risparmierebbero? Io voglio vivere. Per te. Dammi un bacio. Ho sete. Anche a me, Diala. Tu hai bevuto abbastanza e devi stare sveglio. Un sorso solo. Voglio vivere solo con te, non più schiave mercanti, basta, basta. Acqua. Dagli da bere, Tomoro. Grazie. La colpa è mia. Potente Antigono, concedimi il tuo perdono se ho osato varcare la soglia del tuo palazzo. Chi sei? Una schiava del mercante Kibur. Cosa vuoi? Il tuo amico Demetrio è caduto in un'imboscata. È prigioniero, ma fra poco sarà ucciso se tu non lo salverai. Demetrio prigioniero? Che mi racconti, donna? Ah, come ispirazione non poteva trovarla migliore. Sei tu la causa della sua disgrazia? L'ho intravisto mentre Kibur lo frustava a sangue. Dov'è accampato Kibur? Il suo campo è vicino al vecchio tempio di Afrodite. Bisogna far presto. Kibur teme la tua ira e non tarderà a ucciderlo. Arma la guardia e prepara il mio cavallo. Lascia che vada io, Antigono. È più prudente. No. Voglio vedere con i miei occhi. Demetrio è un amico troppo prezioso per non aver fretta di riabbracciarlo. Circondate l'accampamento! Padroni! Padroni! Che c'è? Dei soldati a cavallo. Perché hai spento la luce? Era già spenta quando sono entrato. E Diala? Dov'è Diala? Liberate Demetrio e sciogliete la ragazza! Sono già qui! La mia spada! Portatelo a palazzo!
arrivati qui? Maledetta cagna! Portatelo nelle prigioni. Ladri! Ladri! Luride iene! E che tu sia maledetta! E così tutto questo ritorna tuo. Già. Bosco! Confisca tutti i suoi averi e porta gli schiavi nelle prigioni del palazzo. Come ti chiami? Diana. Antigono è generoso con chi gli dimostra la sua devozione. Diana. Che cosa chiedi come ricompensa? Essere la tua schiava devota. E se lo vuoi, danzerò per te. Tomoro. Padrona. Grazie, Diala. Ho la protezione dell'Arconte e mi ha concesso di farvi uscire di prigione. A voi devo la vita. La tua generosità mi fa felice. Ma perché Demetrio non ti ha comprato da Kibur? Sarebbe stato più comodo e meno rischioso. Non ho mai visto Demetrio prima di stanotte. Allora perché sei fuggita? Un altro mi attendeva. Brava, mi fa piacere. La tua aria ingenua e timida non ti proibisce le gioie dell'amore. Diala. Sono le migliori danzatrici di Corinto, certamente saprai superarle. Vuoi dire che potrò danzare? Presto. Antigono lo desidera. È molto impaziente. Preferisci guardare le stelle che assistere alle danze? Le stelle mi fanno pensare all'infinito e alla libertà. Chiederò ad Antigono di affrancarti. Sarai libera e vivrai accanto a me. No! Diala mi vuol bene, ha bisogno di me. E io ho bisogno di te e non ci rinuncio. Sono una schiava e non ho nessun diritto. Ma ti supplico, tu che sei generoso, non farmi varcare la soglia della tua casa. Tanto ti faccio paura. No. Non ho paura di te. Vedi, tu non puoi capire. Le nostre strade sono così diverse. E tu hai già scelto la tua. C'è un sentimento che ti impegna. Fortunato quell'uomo. È triste dover rinunciare a te. Sei una creatura rara. Signore. Speravo di sentir pronunciare il mio nome dalle tue labbra. Ma ti ringrazio lo stesso. Hai fatto nascere in me un affetto profondo che non avevo mai provato. Non temere. Rispetto il tuo sentimento. E se qualcuno tentasse di farti del male, sarò pronto a proteggerti. Grazie, Demetrio.
Erasto, tu che sei un intenditore, dammi un giudizio sincero. È degna di un re. Demetrio si sta ispirando. Non ti sembra più regale di una dea? Ha movimenti plastici, corpo armonioso, proporzioni esatte. Cercherò di fissarle sulla creta. Viala! Demetrio scolpirà nel marmo il tuo corpo per la statua di Afrodite. Mi auguro che sia il suo capolavoro. Vai a metterti la clamide più bella. Tra poco potrai tornare. Quando le mogli andranno a dormire tranquille, perché sanno che un'etera serve una sola notte. E la moglie tutta la vita. Già, tutta la vita. Hai trovato l'ispirazione? Ancora non posso pronunciarmi. Antigono è più convinto di te. Peccato che non sia un artista. Tomoro, raccogli la mia veste. E tu, Lerna, dammi la mia clamide. La stoffa è morbida e ha un colore delicato. È vero, Lerna, con questa veste sembri una moglie onesta. Diala, vorrei chiederti... Questa notte puoi chiedermi tutto. No, solo di lasciarmi libera per poco tempo. Ti aspetta. È già tardi. Ti stringerà fra le braccia con più ardore. Cleo. Acconciami la testa come quella della divina Stenele. In questo momento, fratelli, la vostra opera dovrà essere più intensa. Il popolo di Corinto sta soffrendo da settimane la siccità e la carestia. Molti sono i malati e nessuno li cura. Ricordate il verbo del Signore? Assistere gli infermi senza nulla chiedere in cambio e alleviare la loro sofferenza. Lerna, non speravo di rivederti qui. Fra giorni parto, vado lontano, in Tracia, dove non c'è questo martirio di doverci nascondere, dove si può diffondere la nostra fede alla luce del sole. Per questo ho deciso soltanto ora di dirti qualcosa che ho sempre tenuto segreta. Forse perché temevo. Lerna, se vuoi, dopo aver benedetto la nostra unione, potremmo partire insieme. No, non posso seguirti, Glauco. Qui la tua vita è difficile, non hai nessuna sicurezza. E io sarò felice ovunque se ti starò vicino e potrò aver cura di te. Non rattristarmi, Glauco, con queste parole. Tu sei il più caro dei miei fratelli, ma nel mio cuore non c'è posto per un sentimento diverso. Partirò domani e porterò con me il tuo ricordo. Va, Glauco, ricordati che la sofferenza è un dono di Dio ed una necessaria prova dell'uomo.
Pregate con me, fratelli. Per oggi basta. Sono stanca. Cosa ti preoccupa, Demetrio? Guardavo la tua ombra. Una figura perfetta disegnata dal sole, come nessun artista potrebbe mai imitare. Neanche il divino Fidia avrebbe avuto una mano più felice. Questo mi sgomenta. Io invece ne sono affascinata. Il tepore del sole mi fa desiderare di amare e di essere amata. Sono dunque le tue segrete preghiere che tengono lontana la pioggia. Se il popolo lo sapesse. Il tuo spirito non riesce a nascondere la tua preoccupazione. Demetrio, c'è un'ombra sul tuo volto. Cos'è che ti rende infelice? Non è infelicità la mia. Forse è un senso di irrequietezza, di smarrimento. No, è solitudine. Io ti capisco, perché soffro del tuo stesso male. E vive in me un desiderio ardente che non avevo mai provato. Essere amata da chi sento di amare. Ho promesso ad Antigono di lasciarti libera prima del calar del sole. E il sole sta per tramontare. Vedi, io adoro il sole. E anche lui mi abbandona. Sono schiavi fuggiti dai campi di lavoro. Sono cristiani. Sacrilegio ricadrà su tutti noi. Ti attendevo, Lerna. So che vieni spesso qui a passeggiare. Quando Diala viene da te a posare, mi lascia libera. Ed io allora ne approfitto per correre qui a contemplare il mare. Lerna, devo parlarti. Lerna, la sera stessa che ti parlai e chiesi di affrancarti, ti seguii. Entrai nel vostro covo. Sentii i vostri discorsi e le vostre preghiere. Lerna, tu rischi troppo. Io tremo per la tua vita. Le guardie dell'Arconte vi cercano, qualcuno vi tradirà, vi stermineranno nel sangue. Ed io non voglio, non voglio. Ti amo, Lerna. Demetrio.
Demetrio, i miei fratelli mi aspettano. Devo andare. Ti accompagno. No, tu non devi rischiare troppo per me. Ora sono io che non voglio. Addio, Demetrio. È un gioiello raro. 5 gemme egizie incastonate in una collana incisa dal grande Colos. È degno di una regina. Se domani potessi assistere alle feste afrodisie vicino a te, ne sarai fiera. E invece questo gioiello raro dovrò nasconderlo. Non si deve sapere che tu me l'hai donato. Ogni giorno attendo con ansia che tua moglie mi venda come schiava a un altro macedone. No, no, questo non accadrà mai. Entra, Tomoro. Signore, Erasto vuol parlarvi. Ma che entri! Tutto quello che desidero lo ottengo sempre nel modo migliore. E tu sei il massimo dei miei desideri. Vedrai, tutto questo non durerà a lungo. Ma intanto vieni da me come un ladro. E io mi sento ogni volta di più una schiava prostituita. Perdonami, Antigono. Il consiglio non attende che te. No, che attenda. È già riunito da molto e se mi permetti una preghiera ti esorto ad andare. Devo rammentarti che anche la divina Stenele prende parte al consiglio. Tornerò appena finito. Rassicurati di quanto ti ho detto. Vai, Antigono. Non dimenticare che la divina Stenele ti attende. Desideri qualcosa, padrona? Essere lasciata sola. Perdonate l'attesa. Hai notizie da Roma, Quinto Rufo? Nerone non è contento. La lentezza con cui procedono i lavori del canale lo irrita. Tu sai le condizioni in cui la mia gente lavora. La terra è secca da 5 mesi. E i cristiani strappano continuamente gli uomini dal lavoro con i loro discorsi sediziosi. Non sono problemi che mi riguardano. Io so che il popolo è stremato non solo dalla carestia, ma anche dalla miseria in cui è stato gettato con tutti gli espropri e le tassazioni eccessive. Una mano troppo pesante porta sempre gravi conseguenze. Nerone mi ha dato pieni poteri sul mio popolo. Io so come prendere la mia gente. E non rinuncio ai miei metodi. Tu rappresenti il governo ed io la forza militare. Se il popolo insorge, saranno le mie milizie che dovranno affrontarlo e non i tuoi sistemi. E le mie milizie sono insufficienti a frenare una folla esasperata. Nobile Quinto, le tue preoccupazioni sono infondate. Antigono ama il suo popolo e fa di tutto per appagare i suoi desideri. Vedrai alle prossime feste afrodisie. Sì, Quinto, vedrai il popolo sfrenato, ma di gioia e di voluttà. E al pari di Nerone farò scorrere il sangue dei cristiani. Come soldato, apprezzo il sangue che scorre tra due spade opposte. Non mi piace veder uccidere gli inermi. I nostri dei, ora più che mai, vogliono dei sacrifici. Spero che onorerai con la tua presenza le feste afrodisie. È mio dovere. Ti saluto, divina Stenele. Gridavano come ossessi, al rogo, al rogo! Saranno bruciati vivi. Prima che le leggi del Signore abbiano vinto le tenebre, molti di noi saranno ancora sacrificati. Dobbiamo attendere serenamente. È il premio della nostra fede. Ricordati, Antigono, ho ancora potere sul mio popolo più di quanto tu non creda. E il popolo vede e giudica. Il tuo contegno pubblico e privato sta degenerando. Tu sei in preda alle seduzioni di una sgualdrina e ai consigli di un ladro. Non dovrò più entrare in questa sala. È nel mio diritto. I tuoi diritti insorgono sempre quando lei non è presente. Non la tollero più. Visionaria, petulante, noiosa, come suo padre quando era in vita. Hai detto bene, quando era in vita. Ora non ci disturba più. E forse ci stima.
partite, dea dell'amore! Tu non riseggi la nostra dea! Preferisco Bacco a Venere! Questo per essere graditi a Roma. Roma non ha chiesto niente di simile. Ma il tuo imperatore se ne compiace. Sarà molto fiero di aver trovato chi lo imita. Le imitazioni non sempre vengono gradite. Sarà uno spettacolo degno di Nerone. Tradimento scorrerà del sangue. Ma tu avrai la ricchezza e la potenza. Questa linea è confusa e tortuosa ed è spezzata. Una donna che tu credi amica cerca di toglierti ciò che ti è più caro. Deve scomparire. E solo così potrai finalmente realizzare il tuo sogno. È raro, ma tu puoi acquistarlo, prendi, no, non temere. Bastano poche gocce e senza gridare né contorcersi, socchiuderà gli occhi e dormirà per sempre. Il sole volge ad occidente. È l'ora dei sacri riti e delle offerte care ad Afrodite. E a te, o splendida dea, i tuoi figli offrono in sacrificio chi ti ha rinnegato e vilipeso. La loro agonia serva a placare la tua giusta collera. Così muoiano di ferro e di fuoco i nemici degli dei immortali. Thank you.
con lui. Il colpo è stato preciso. Bravo. Grazie, Erasto. Hai fatto il mio nome ai tuoi complici? Non sono così idiota. Se avessero saputo di agire per il ministro dell'Arconte, avrebbero domandato almeno il doppio. Tutta Corinto ti conosce e ti rispetta e sa che sei un gran signore. Ma anche ladro. Mi piaci. Sei sarcastico e scaltro. Ed è per questo che ti chiedo il doppio di quanto avevamo pattuito. Ti do ancora di più. Vedi? Sono un ladro generoso. Finisci di bere e vattene. E non profittare troppo della tua scaltrezza. È pericoloso. Peccato. Uomini così non dovrebbero morire. Cosa vuole tutta quella gente? È il popolo di Corinto che attende per assistere al tuo passaggio. L'Arconte ha dato ordine di traversare tutta la città fino al porto. Tornando a palazzo, passeremo avanti alla casa di Demetrio. Viva la divina Viola! Viva! Viva! Il popolo è ignorante. Bisogna insegnargli chi deve acclamare più forte. Il suo fascino e la sua prodigalità le faranno ben presto conquistare tutta Corinto. La morte di Stenele è stato un grave colpo per il popolo. E in quanto a me, il suo ricordo sconvolge le mie notti. Quello che conta è che i tuoi giorni siano più sereni e che si dia al popolo un colpevole. Già il terzo in due giorni. È un male che si propaga. Non piove da troppo tempo. Le carogne delle bestie morte di sete ammorbano l'aria. Chiedo perdono, signora, ma il padrone non è in casa. Togliti davanti o ti farò frustare a sangue. In sua assenza non posso far entrare nessuno. Tomoro, fa sentire a questo insolente il sapore della tua frusta. No, no! Non ti muovere e grida forte. Ah! 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 Lerna. La passeggiata ti è stata gradita, Diala? Mi ha dato il modo di vedere molte cose e di aprire gli occhi su altre. È pronto il bagno? Ora verseranno i sali profumati. Poi falle uscire. La tua presenza mi sarà sufficiente. Versate i sali e poi andate. Bastano poche gocce. Socchiuderà gli occhi e dormirà per sempre. Thank you.
Addio, Demetrio. Diana, il bagno è pronto. Dicono che il viso sia lo specchio dell'anima. A un viso cosparso di cosmetici come il mio, dovrebbe corrispondere un'anima corrotta. Invece, uno spirito senza macchia dovrebbe avere un viso pulito, come il tuo. Perché non ti dipingi mai il viso, Lerna? Ho i miei peccati come chiunque, solamente non ci sono abituata. E il tuo amore? Non credi che gli piaceresti di più se mettessi in risalto la tua bellezza? Dimenticavo che questo è un tuo segreto e preferisci non parlarne. Io invece voglio dirti il mio. Anche io amo un uomo, ma un ostacolo inatteso me ne ritarda il possesso esclusivo. Questo ostacolo saprò eliminarlo. È giusto lottare per l'amore, ma senza fare del male. E tu? Non hai mai fatto del male, con la tua ipocrita timidezza e con il tuo falso candore. Diana! Il tuo istinto ti ha suggerito di tacere. Io invece ti dico tutto. Il nome di quell'uomo è Demetrio. No! Ecco, finalmente hai parlato. Ma troppo tardi. Mi hai fatto chiamare? Sì, devo parlarti. Tomorrow, non ho più bisogno della mia ancella. Riportala dove l'ho trovata. Dove? Non ricordi più? Nelle prigioni che ospitano gli schiavi. Voglio sperare che non tutti i tuoi amici col tempo vengano trattati allo stesso modo. Se mi restano amici, no. Ascolta, Erasto. Ho bisogno di te. Non speravo tanto dalla fortuna. La mia ancella Lerna non mi è più fedele. Ti ha tradito? Sì. Con l'uomo che ami? Chi t'ha detto? Tu? Me lo stai dicendo. Non voglio sapere il nome. E io voglio che Lerna scompaia da Corinto. Ti consiglio di essere prudente dopo la morte di Stenele. Per questo mi rivolgo a te. Antigono ti ama ardentemente e vuole fare di te la sua consorte. Ne avrai tutti i vantaggi. Puoi essere sicuro. Domani stesso parte per Megara una carovana di donne belle e giovani in cambio di uomini validi al lavoro. Noi non abbiamo più bisogno di donne belle. E Lerna sarà inclusa nel numero delle schiave. Ci conto. E io conto sulla tua amicizia, che mi è preziosa. Ed è entrata. Perdonami, signore. Io non volevo, mi ha fatto fustigare. Padrone, lui potrà dirti se ho detto il vero. Perdonami, signore, devo parlarti. Della tua padrona? No, di Lerna. Di Lerna? Non ha nessuna colpa di quello che è avvenuto. Lei stessa mi ha pregato di dirtelo. Cosa? Lerna è in prigione per ordine della mia padrona. Domani partirà per Megara con le altre schiave da vendere. Ti prego, Demetrio, che la mia padrona non sappia. Non avrebbe pietà di me. Sono lieto di trovarti, Antigono. E io più di te, Demetrio. Quinto Rufo mi sta aspettando nella sala del consiglio. Sono ansioso di annunciare a Nerone l'inaugurazione del tempio, ma devo fissare con esattezza il giorno. Quando credi di essere pronto? Prima che l'imperatore riceva il tuo messaggio. Non ho dubbi per l'artista. E sono contento per l'amico. Avrai la giusta ricompensa da me e dal popolo di Corinto. Con un dono modesto potrai farmi felice. Cosa? Una donna. Una matrona? Vuoi che allontani il marito mandandolo a Sparta o in Tracia? Oppure si tratta di una fanciulla con un padre ostile agli artisti? Niente di tutto ciò. È una schiava del tuo palazzo. Ebbene, prendila, portala via. E quando sarai sazio potrai rimandarla al palazzo. Ti chiedo di affrancarla. Ho intenzione di unirmi a lei in giuste nozze. Tu, Demetrio?
Un grande artista a sposare una schiava. Se tu amassi una schiava, non la sposeresti? Oh, già. E come si chiama? Lerna. L'ancella di Diala? Ah. Lo è stata, ora non lo è più. Perché? Ma si vede che non la serviva a dovere. Un'ancella prossima al matrimonio ha il diritto di pensare ad altro. Oh. È giusto. Più che il diritto, direi il dovere. Tu, accompagna Demetrio alle prigioni e affidali la persona che lui stesso ti indicherà. Che tu sia felice, Demetrio. Ti ringrazio, Antigono. Ave, Quinto. Questa volta la causa del ritardo è una splendida notizia. Puoi annunciare a Nerone che alle prossime Idi Corinto inaugurerà il suo nuovo tempio. Nerone non avrà tempo di gioire di questo. Gravi affari lo turbano. E anch'io, Antigono, sono preoccupato. Qui la peste fa strage, semina più morti che una guerra. In guerra muoiono dei soldati, qui sono schiavi. Ma gli schiavi fanno presto a trasformarsi in armati e a unirsi al popolo in rivolta in un'ondata che vi sommergerà. La peste si alimenta della fame e della miseria che voi stessi avete creato. I cristiani hanno creato. Senza quei fanatici dei cristiani che curano gli ammalati e seppelliscono i morti, la peste sarebbe già a Corinto. Sono loro a persuadere gli schiavi ad abbandonare il lavoro. Ma il potente Antigono ha un piano per estirpare la malapianta e la pace tornerà come per incanto. Lo spero. Altrimenti sarò costretto ad assumere il governo io stesso. Non hai fiducia in Antigono? Ho fiducia nella legge di Roma, che farò rispettare contro chiunque. Lo denuncerò all'imperatore. Ho un'idea migliore. Mi occorrono 200 guardie. Le manderemo per le campagne attorno a Corinto, a Gero, a Ifriate, sul litorale. Saranno vestiti da pastori e aiuteranno i contadini a seppellire i morti. Sfideranno il pericolo nei luoghi più colpiti. Si pingeranno anche loro di quella setta. Scopriranno il loro covo e saranno finalmente tutti in nostra mano, quei cani. Avrai gli uomini che ti occorrono. Questa è la casa di Matteo. Allora, dobbiamo dirci addio per sempre. Perdonami. Non c'è uomo più generoso di te. Te ne sarò eternamente grata. Ecco la verità. Hai scambiato la gratitudine per amore. Perché incolpare la tua religione di un ostacolo che invece è nel tuo cuore? Ti amo, Demetrio. E tu lo sai. Io so soltanto che l'amore non conosce limiti. Non ha altro Dio che se stesso e non si trincera dietro fanatiche superstizioni. Demetrio, te ne prego. Non aver paura. Non mi vedrai mai più. Stare qui vicino a te come prima. Sono libera. E a chi devi la tua libertà? A Demetrio Alleno. Un grande artista. Un uomo generoso. Oh, padre, non lasciarmi mai. Ho tanto bisogno di te. Va, Afra, e ritorna presto. Ti ricordi il nome dell'unguento? Sì, padrone. L'unguento di Rodope. Vedo che non hai perduto molto sostituendo Lerna. Chi ti ha detto che ho mandato via Lerna? Io so tutto. Anche quello che tu non sai. Cioè? Fra giorni tutta la corte potrà ammirare Afrodite alta in marmo e splendente. Hai visto Demetrio? Sì. Sembrava un ragazzo che cerca di nascondere una forte emozione senza riuscirvi. E vedrai anche la tua Lerna, ma non più come schiava. Demetrio la sposa. No! Non è vero!
Diana, non ti ho mai vista così sconvolta. Sono offesa. Lerna è la mia schiava. Ho su di lei tutti i diritti e non permetto che diventi liberta. Qual è la ragione della sua colpa? Mi ha mentito, sempre. E non ti ha mai confidato il suo amore per Demetrio? Mai. È falsa ed ipocrita. Deve essere punita. Perché Demetrio la sposa? Ricordati che la vita e la morte, la libertà e la schiavitù di tutti coloro che vivono sotto il mio potere, sono io a deciderle. E questo vale anche per te. Non entrate in questa casa. È infetta e potreste contagiarvi. Cerco di salvare queste creature che sono rimaste sole. La mia creatura sta morendo. Tu che hai il dono di magia, vieni se puoi salvarlo. Non ho nessun potere di magia, cerco solo di alleviare la sofferenza. Vieni allora, gli dei ti compenseranno. Lerna, prendi queste due creature. Se vuoi posso aiutarti io. Tu hai già un bambino sulle braccia. Io non ho niente da fare. Grazie. Fa presto, la mia bambina muore. Al calar del sole ti raggiungerò. E dal calar del sole il vecchio è entrato nel covo. Sei ben certo si tratti di cristiani? Ho assistito alle loro preghiere. Anzi, ho pregato con loro. Come vedi, i miei uomini sono bene addestrati. E sapresti ritornare al loro covo? Anche in piena notte. Quei maledetti sono furbi. Hanno scelto il loro nascondiglio tra le tante insenature della costa. Quella ragazza hai detto che si chiama? Lerna. Io già la conoscevo. L'ho vista altre volte qui a palazzo. E lei ti conosceva? Non ha mai avuto il tempo di guardarmi. Quando è che si riuniscono? Questa sera ci saranno tutti. Il vecchio ha invitato anche me. E tu non mancherai. Prima dell'alba non si parlerà più di cristiani se tutto andrà come penso. Dovrà andare come pensi. Non ammetto false previsioni. Signore, la mia padrona vuole parlarti. Sto andando da lei. Parti immediatamente e sii prudente. Fateci uscire! Non vogliamo morire! Un prigioniero è morto davanti a me mentre distribuivo il pane. Aveva la faccia bagnata di sudore, delle chiazze nere sulla pelle. È la peste! Gettatelo nella fogna. E gli altri? Nel sotterraneo del palazzo. Lerna cristiana. Allora il tuo uomo doveva ucciderla. Non avrebbe potuto. Era solo in mezzo a un gran numero di cristiani. Ma loro non sospettano nemmeno di essere stati scoperti. Questa notte stessa i cancelli delle prigioni si apriranno per riceverli. E Lerna sarà con loro. Lisia, Paola, venite. Su, venite. Statemi vicino, bambini. Su, siate buoni. Caro, caro, caro. Lia, lo vuoi del pane dolce? Buono, eh? Padre, sei sofferente. Non dovevi venire. Questa sera ci saranno tutti. Non potevo mancare. Questa sera ci saremo tutti. Saprò compensarti, Tomoro. Non mi importa, basta che tu salvi Lerna. Quinto Rufo capirà finalmente chi governa Corinto. Quando si saprà com'è andata? Fra un'ora al massimo le tue prigioni si popoleranno di quei fanatici. Spetta a te, Crepino, riceverli con tutti gli onori. E per questa sera allestisci un convito qui al mio palazzo. Quinto Rufo sarà l'ospite d'onore.
vostro rifugio è stato scoperto! Le guardie dell'Arconte vi stanno cercando! Presto, fuggite! Spegnete la luce! Va via, Demetrio! Non farti trovare in mezzo a noi! Onoria, prendi con te tutti i bambini ed esci dalla parte dell'insenatura. Sì. E voi tentate di uscire dalla parte della montagna. In nome di Antigono, Arconte e signore di Corinto, e per volere di Nerone imperatore, siete in arresto come sprezzatori degli dèi, seminatori di peste e ribelli a Roma. Inginocchiati, vecchio, e raccomandati al tuo Dio. Lo pregherò affinché abbia pietà di te e ti perdoni. Da qui potremo assicurarci se Lerna è con loro. Cosa fanno quegli schiavi? Preparano il braciere. È un'idea geniale di Antigono. Bruciare queste prigioni per erigerci un arco trionfale. Stasera dal palazzo potremo goderci lo spettacolo. I cristiani alimenteranno il fuoco. Eccoli! Presto, scendete! Sei soddisfatta? Demetrio. Sì, sono con loro. Bisogna salvarlo. Io non posso, Diana. Le guardie dell'Arconte circondano la prigione. Solo un ordine di Antigono può liberarlo. Fratelli, il male semina vittime nelle case, nelle vie di Corinto, e noi non possiamo più aiutare chi soffre. Solo una pioggia benefica che purificasse la terra porrebbe fine a tanti dolori. Pregate con me, fratelli, che la nostra voce raggiunga il Signore e conceda una grazia così grande. Thank you.
tanto è lugubre. Quando saranno avvolti dalle fiamme, le loro grida saranno più gaie. È un solenne esempio per il popolo di Corinto, che adorerà Afrodite con più fervore. Questa notte al Tempio voterò la morte dei cristiani come ringraziamento alla Dea. Antigono, le tue guardie hanno preso Demetrio insieme ai cristiani. Demetrio? Non è possibile. L'ho visto con i miei occhi. È lei che lo ha convinto. Lerna? Sì, Lerna. Devi salvarlo subito, prima che sia troppo tardi. Perché? È tuo amico. Deve compiere un'opera sublime. Il popolo lo stima. Lo ama. E tu? Io voglio solo impedirti di commettere un errore. Devi salvarlo. Tu vuoi salvare il tuo amore? No! Demetrio finirà accanto a Lerna. Io ti battezzo, Demetrio, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Datevi le destre. Il Signore vi unisca in matrimonio e vi riservi in cielo la felicità che non vi è concessa in terra, e che nessuno sciolga ciò che Dio ha unito. Cos'hai, Antigone? Ho caldo. Sto sudando. Ho sete. Datemi da bere. Versene ancora. Bevete, amici. Concedetevi al piacere. Solo il vino può far dimenticare. Solo chi soffre deve dimenticare. Tu devi essere felice, Antigono. La felicità nasconde spesso del dolore. Il dolore è l'ombra dell'uomo. Ma per nostra fortuna ci sono gioie che superano il dolore stesso. Gloria ad Afrodite! Morte a tutti i suoi nemici. Salve, Quinto, ti attendevo. Il festino ha inizio ora con la tua presenza. Amici, Roma ci invia il suo rappresentante ad assistere all'agonia del nostro comune nemico. Ascoltate tutti, ho un messaggio da Roma. Domizio Claudio Nerone, per non assistere all'ingresso trionfale in Roma del console Sulpicio Galba, si è fatto dare morte per mano di uno schiavo nella casa del Liberto Faonte. Con la morte del tiranno, il popolo romano affida il governo dell'impero nelle mani del Senato e rimette a lui ogni decisione. Chi sarà l'eletto? Lucio Servilio Galba. Un militare a cui non piacciono i sanguinari e i corrotti. E fino a che il nuovo imperatore non sarà eletto, il Senato mi affida il completo potere sulle province elleniche. Da questo momento assumi il comando della città e ti ordino, in nome di Lucio Galba, di sospendere ogni persecuzione e violenza. Tu e i tuoi ministri mi risponderete di ogni atto. Alla salute di Galba, allora, purché sia amico dei Greci e della Grecia. Alla Grecia. Il nuovo imperatore non ama i sanguinari, ha detto Rufo. Se è per il sangue, non ne sarà versata una stilla. Trepilo! Che sia appiccato il fuoco alle prigioni. Fa feste miete vittime. È necessario bruciarne la causa.
Abbia inizio il festino! Antigono ha dato ordine di incendiare le prigioni. Tutti i cristiani bruceranno vivi, sembra impazzito. Due squadre di cavalieri a palazzo. Tutta la Grecia sarà grata al proconsole romano. Tu sei un uomo saggio, ma la tua missione ti costringe a vivere vicino a un pazzo. È un serio pericolo per te. Ti metto al sicuro. Ti arresto in nome di Roma. E la motivazione? Per speculazione e furto. Ah, ben trovata. Hai dell'immaginazione. No, è una constatazione ben precisa sui conti dell'erario di Corinto. Portatelo via. Lasciatemi! È un'ingiustizia! Lasciatemi! Lasciatemi! I dei ti puniranno! Fermati, Crepilo. Demetrio va liberato. Per ordine di Antigono. Ma... Tutti meno lui. Questa è la sua volontà. Demetrio, sei libero per ordine di Antigono. Di ad Antigono che io rimango qui. Ti supplico, salvati. La prigione sarà tutta un rogo. Sappiamo cosa ci attende. Demetrio! 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 Crepilo! Appiccate il fuoco! La condanna di Demetrio l'hai voluta tu. Abbiate pietà di questa creatura innocente, no! Padrona! Tomoro! Le prigioni bruciano! Demetrio è fra i cristiani! Devi salvarlo. E Lerna? Va, Tomoro. Thank you.
uomo! Andiamo, andiamo, presto! Sono salvi! Padrone! Diana! Diana! Il simbolo di una dea che non esiste più.